Sì, grazie Presidente. Sì, io intervengo perché per tanti motivi conosco la vicenda delle strade e delle aree verdi di Roma 70 e devo dire che una questione annosa, come hanno ricordato prima di me altri consiglieri, perché sono case, strade, aree verdi costruite e realizzate da un'enorme cooperativa, appunto la cooperativa Edilizia Roma 70, che poi nel 2004 fu sciolta in liquidazione, messa in liquidazione, senza, ahinoi, che in liquidazione disponesse il passaggio di proprietà o comunque iniziasse l'itere per il passaggio di proprietà appunto delle strade e delle aree verdi. Dalla cooperativa ormai in liquidazione al comune di Roma, oggi Roma Capitale. Questo ha fatto sì che è una zona che non dovete pensare che chissà in quale parte di Roma sia, in quale parte del mondo sia, è una zona che ormai è battuta da tantissimi anni, non solo dal servizio pubblico di trasporti, ma da tutti i servizi che ha la città di Roma, non ultima c'è la sede di uno dei primi centri commerciali nati a Roma, i Granai di Nerva, proprio perché si trovano appunto in una delle tante strade proprio per l'appunto non sono mai passate nella disponibilità di Roma Capitale. Questo che cosa ha portato? Ha portato che le strade sono spesso sono devastate, vengono manutenute solo in caso di pericolo da parte sia del Municipio VIII, che se n'è sempre fatto carico, ma anche del Dipartimento SIMU. Io vorrei solo ricordare diversi interventi fatti a Via Erminio Spalla, che è appunto un'altra strada che attraversa il quartiere Roma 70. E io so che il presidente Ardo, ne abbiamo parlato tantissimo su questa delibera, lui abbiamo condiviso e anche insomma discusso su questa delibera. Lui dice esistono molte Rome 70 Roma, è vero, ha ragione. Infatti lui aveva delle remore sul portare avanti il discorso su questa delibera e quindi lo ringrazio veramente dell'attenzione che ha posto e anche degli emendamenti che poi vedremo, però ricordiamoci pure che questa è una storia nata veramente 40 anni fa e sulla quale cioè, tanti cittadini hanno sopportato per tanti anni le spese, soprattutto sull'area verde, perché sapete, aree verde con alberature prima piccole, sono pini, ora diventati enormi, o con tanti comunque altri arbusti che insomma addirittura andavano a finire sulla sede stradale, insomma tante piccole, grandi criticità che i cittadini hanno dovuto sopportare. Forse da 40 anni mi viene un po' così da sorridere che si chieda oggi di risolvere questa situazione, però va bene così e per questo a maggior ragione ringrazio il presidente Ardu per essersi fatto parte insomma in questa storia. Voglio infine ricordare che abbiamo nelle varie commissioni patrimonio e urbanistica congiunte, abbiamo riscontrato la difficoltà negli uffici non solo a dialogare tra loro, cioè municipali e dipartimentali, ma anche a trovare una quadra. Questo purtroppo accade quando da tanto tempo queste questioni vengono trascinate, quando non si riesce a trovare una quadra, quando effettivamente sono così ingarbugliate, ne abbiamo trovate tantissime di situazioni del genere, che è veramente difficile trovare una quadra proprio tra gli uffici. Un esempio tra tutti, il municipio chiaramente ed il patrimonio hanno difficoltà magari nell'annessione di diverse strade di questo quartiere perché non sono in regola, ad esempio i marciapiedi, eppure da codice della strada, cioè le dimensioni, no, per il passaggio delle persone, eppure il codice della strada è del 92, è chiaro che ci sono state diverse normative succedute nel tempo che magari hanno
magari ancora di più complicata tutta la situazione, però è chiaro che anche il passare del tempo oggi non aiuta gli uffici, come dire, ad un iter veloce e sereno. Però io penso che questo sia un buon inizio, finalmente per portare delle risposte ai cittadini. Quindi ringrazio soprattutto il presidente Ardu, che ha avuto, insomma, la pazienza di ascoltare. E anch'io voglio ringraziare il consigliere sposato, perché lui, da sempre consigliere del Municipio Ottavo, si è fatto sempre portavoce di questa, insomma, lotta per portare finalmente ad una annessione al patrimonio delle strade e del verde di Roma 70. Grazie.